Iscrivetevi al canale se non volete perdere nessuno dei gameplay che carico quotidianamente alle ore 14. Inoltre, se volete provare il gioco completamente gratuito, trovate il link in descrizione. L'unità di oggi è un caccia americano che è stato aggiunto di recente, parlo della V8A, questo caccia a reazione di era 5 a 9.3 aereo premium. Vediamo subito le sue caratteristiche. Abbiamo due cannoni da 30, ve li faccio vedere, eccoli qui, un totale di 400 munizioni, missili aria-aria, Sidewinder, AIM 9G x 2. Fondamentalmente possiamo scegliere di portare diversi armamenti secondari, però personalmente porto i missili che vi ho citato precedentemente. Abbiamo una velocità massima di 1156 a livello del mare, quota massima 12192, rotazione 32 secondi, salita 87 metri al secondo, decollo 550 metri. Questo caccia potrà decollare anche volendo dalla portaerei. Vi farò anche vedere una piccola clip, così vedrete la velocità immediata che può raggiungere il lancio con la catapulta, diciamo. E abbiamo un'efficacia di dall'era 1 all'era 6, una cosa da non sottovalutare. Premio 660, anche qui molto interessante. Crediti pochini, 315% di leoni. Io avrei messo almeno un 500, perché è pur sempre un'unità premium e siamo, come ho detto prima, in era 5. Questo è come si presenta il caccia fondamentalmente. Adesso andiamo a vederlo in partita per capire effettivamente cosa è in grado di fare. Clip. Per chi se lo stesse chiedendo, il caccia può decollare anche verticalmente. Vi ho già fatto vedere abbondantemente come si decolla, semplicemente bisogna mettere i propulsori perpendicolari. E poi, una volta che avrete preso una buona altitudine, sono tutti tasti personalizzabili, carrello ritirato, e poi ovviamente si mettono i propulsori nella direzione che vi serve, e qui ovviamente il nostro caccia andrà orizzontale. Adesso vabbè, ci metto un poco a prendere quota. Ok, magari salite qualche centimetro in più e poi decollate. Altrimenti potrete decollare anche direttamente dalla portaerei, però c'è una clip che vi mostra come, molto facilmente. Vi faccio vedere il decollo dalla portaerei, perché sicuramente andrò a spawnare sulla portaerei. Vediamo subito come appare il tutto. Questo piccolo salto non era preventivato. Ok, decollano i nostri alleati, decolliamo anche noi. Pronti? Via. E si arriva subito a 400 km orari. Decollo dalla portaerei effettuato con successo, tranne per il piccolo salto che abbiamo fatto all'inizio, però va bene così. Si arriva molto facilmente a 9000 metri, ma anche di più con questo caccia. Veramente non ci ho messo nulla. Ho voluto fare dei piccoli test, ma fondamentalmente, ripeto, velocità davvero incredibile. Quell'F100 secondo me potrebbe essere un bersaglio ideale. Quindi cerchiamo di metterci dietro. Ok, sta già lanciando contro... non lo so, ha lanciato un missile così contro... ah ok, contro la base, mi sembra ovvia come cosa. No, 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 sovraccarico, via, sali, 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 sali. Aspetta che tu volevi fare il furbo, eh. Temperatura, guarda, Ok, abbiamo perso molta velocità, però non fa nulla. Anche il MiG-19 non sarebbe male da agganciare, quasi, quasi. No, 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 andiamo su di lui. Buono così. Andiamo sul Hunter, però devo avere un angolo buono, perché secondo me sta seguendo l'Harrier e quindi mo fa una virata secca. No, 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 non lancio. Andiamo su quest'altro. Buono, agganciamolo. Porca miseria, sarebbe stata bella. Ecco la temperatura che sale, lo sapevo. Porca
Porca miseria. No, 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 il 19, il 19, non scappare, non scappare, non scappare, non scappare. Veloce, via. No, sì, l'ho lanciato. What? Ma che cavolo. Troppo tempo, vediamo. Sì, sì. Ma porco, troppo tempo, raga, troppo tempo. Ho perso l'attimo, giustamente, non ci hanno pensato due volte ad agganciarmi. Allora, il primo missile è andato malissimo. Non siamo riusciti a beccarlo per la nostra... fortuna. Ci hai provato, eh? Ci riproviamo perché ha un angolo buono questa volta. Cioè, ho fatto la kill con i cannoni e non l'ho fatta con il missile. Are you sure? Ma che ca... Non riesco a... Niente, non posso stare dietro a quel caccia. Aspetta che ce ne sta uno che è uscito dal nulla. Porca miseria. Ma perché escono sempre dal nulla? Mettiamo il 98% perché non voglio che il motore si surriscaldi troppo. Ok. È proprio davanti a me. Se riuscissi a spottarlo. Grazie. Mi ha visto? Fuoco. Dovrebbe essere una easy kill. Vabbè, più easy di questa, ragazzi, veramente non si può. Lo sapevo, eccolo, il senza controllo che aspettavo. Leva il 100% che quasi brucia mezzo mondo. Dove sta il MiG? Non lo vedo più davanti a me, eccolo. Via, aggancio. Veloce, veloce nell'agganciamento, veloce. Devi puntare al MiG 15, porca miseria, di lui che devi agganciare. Fuoco. Dovremmo prenderlo. Vabbè, dai, troppo facile. È troppo facile, ragazzi, è troppo facile. Abbiamo fatto... il motore... il motore però lo abbiamo... non me ne sono accorto. Il motore lo abbiamo veramente bruciato, fondamentalmente. Devo tornare alla base. Devo tornare immediatamente alla base. Quasi brucia mezzo mondo. Non me ne sono accorto. Questo è un problema. Questo è un problema che può essere con questo caccia, perché il motore... Wow. That's incredible. Potrei anche provare un attacco sul 91, visto che ci siamo tanto... Abbiamo ancora un po' di velocità, la verità, però, voglio dire, non siamo messi proprio benissimo, anzi. Senza mira, va bene. Oh ragazzi, il motore veramente, il motore veramente, il motore veramente. Perdiamo potenza, perderemo potenza. Ce ne sta uno dietro, mannaggia la miseria. Vabbè, siamo morti, in un modo o nell'altro. Sì. Ah. Sono tutti bassissimi, come sempre, non trovo mai nulla di... di alto, quindi dobbiamo cercare di scendere e attaccare. Non possiamo fare nient'altro. Il MiG 17 sarebbe un bersaglio ideale. Facciamo attenzione alla velocità massima, perché altrimenti rompiamo mezzo mondo. Un F5 non sarebbe malvagio come idea. Anche quello... sì. Agganciamento. Fuoco. Wow. Ma è troppo facile, dai. È troppo facile, è troppo facile. È veramente troppo facile, mi verrebbe da dire. Sta chiudendo il 91. Sta chiudendo, sta chiudendo. Non vado. Sali, sali. Non c'è nulla, vero? Ok, saliamo, 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 saliamo. Ragazzi, almeno 2 kill a partita con i missili sono d'obbligo, veramente. Una al 100%, la seconda è quasi d'obbligo. Ma quanti sono? Tutti nemici sono, tra l'altro. Porca miseria. Mi sembra un agganciamento fattibile. Fuoco.
Arriva lui da sopra. No, solo critico. Danni all'equilibratore. Che ma sono troppi. Ora sono troppi. Ora sono veramente troppi. Il motore si è surriscaldato già, porca miseria. Però poteva andare giù quello, eh. Poteva andare giù. Poteva andare giù. Non lo so. Non lo so e non lo so. Mettiamo il 90%. Facciamo respirare il motore. Arriva il 17. Ok. No! Mi ha preso quell'altro, il B2 con il missile. Tutto bello tranne quello là. Devo essere sincero, mi sono trovato molto bene quando ho utilizzato questo caccia. La V8A si presenta davvero in maniera efficace contro i nemici. I cannoni fanno male, i missili sono molto precisi. Sblocca efficacemente dall'era 1 all'era 6. Ho qualcosa da ridire per quanto riguarda il surriscaldamento del motore. Come avete visto in partita, se non starete attenti, il motore si surriscalderà. Non dico immediatamente, ma poco ci manca. Poi da lì a perderlo è davvero una questione di pochi minuti, se non addirittura secondi. Senza motore capirete bene che siete un bersaglio davvero molto molto facile. Per quanto mi riguarda, il giudizio complessivo però del caccia rimane molto positivo. È un acquisto che mi sento di consigliare perché, ripeto, il fatto che possa sbloccare in maniera efficace le unità dell'era 1 all'era 6 potrebbe essere la carta vincente per sbloccare l'intero ramo americano in maniera molto anche divertente da un certo punto di vista. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Wait for them to ask you who you know.